Venerdì 18 marzo, ultima edizione settimanale del TG di Quilicata, benvenuti. A 17 anni ha già le idee chiare sul futuro del nostro continente. Silvia Casisi, studentessa del Liceo Scientifico Copernico di Udine, ha origini licatesi. Il papà Marco è nato e cresciuto a Licata. Nei giorni scorsi Silvia ha rappresentato l'Italia alla conferenza sul futuro dell'Europa che si è tenuta a Strasburgo. Gli abbiamo chiesto di raccontarci questa esperienza, vediamo. Per la tua pubblicità su Quilicata, chiama subito il 320-7550740. Pop-up. Ho avuto la fortuna, la possibilità di partecipare all'esperienza della conferenza sul futuro dell'Europa. E dico la fortuna perché la selezione per partecipare a questo progetto si è svolta in maniera casuale, infatti con un programma sono stati generati dei numeri di telefono e poi sono stati chiamati. Uno di questi era proprio il mio numero di casa. Della mia famiglia sono partita io e mi ha accompagnato mio padre e siamo stati a Strasburgo per quanto riguarda la prima sessione, la seconda sessione invece si è svolta online, la terza sessione invece si è svolta a Varsavia. Durante queste sessioni abbiamo avuto modo di discutere diverse problematiche che riguardano l'Unione Europea, divisi in gruppi e sottogruppi, e è stato molto bello partecipare a questa esperienza e soprattutto potersi confrontare con cittadini che vengono da tutte le parti dell'Europa e che parlano così tante lingue diverse, e quindi ognuno ha qualcosa da dire, è stato molto bello ascoltarsi e potersi confrontare. Infine abbiamo formulato delle raccomandazioni alla fine di queste tre sessioni che sono state proposte ai parlamentari europei e che speriamo si trasformino in riforme. E adesso, come di consueto, apriamo la pagina dedicata al Covid-19. A Licata sono in risalita purtroppo i casi. Secondo l'ultimo bollettino dell'ASP di Agrigento, in questo momento nella nostra città ci sono ben 716 positivi. Licata rimane uno dei comuni col maggior numero di persone in quarantena in provincia. Nell'Agrigentino si registrano 1.098 nuovi positivi su 2.956 tamponi eseguiti. Sette persone sono state ricoverate in ospedale, i guariti sono 410 e c'è anche un decesso per Covid-19 a Palma di Montechiaro. Gli studenti della prima ACAT dell'Istituto Fermi di Licata volano alle fasi nazionali delle Olimpiadi STEM dedicate alle materie informatiche e scientifica. Hanno infatti superato anche la finale regionale. A guidarli sono i docenti di tecnologia informatica Marcello Arcieri ed Antonella Scozzari. Vediamo il servizio. La classe prima ACAT ha superato le fasi regionali e quindi concorrerà alla fase nazionale. Quindi questo progetto è nato nell'ambito dell'educazione digitale. I ragazzi si sono cimentati in vari step, hanno superato quello a livello di istituto e quello a livello regionale, ora concorrono a quello nazionale. Quindi con grande soddisfazione da parte mia anche per gli stessi genitori, un ringraziamento particolare va ai docenti che hanno curato questo progetto e complimenti sicuramente ai nostri ragazzi che ci hanno fatto fare bella figura. I ragazzi hanno avuto una fase dove hanno studiato e si sono esercitati al computer riguardo appunto alle discipline STEM, quindi argomenti che vanno dai big data al machine learning. Ci tengo a precisare che sono argomenti molto complessi per ragazzi di primo anno, perché solitamente il programma di informatica o delle materie scientifiche non prevede appunto la trattazione di questi argomenti e loro hanno saputo superare alla grande queste prove e il risultato è spettacolare perché solo due classi per tutta la Sicilia e la prima ACAT, quindi l'indirizzo costruzione, ambiente e territorio, questi ragazzi hanno raggiunto questo obiettivo. La presidente della CNA di Agrigento, Roberta Tuttolomondo, ha deciso di accogliere i profughi ucraini. L'organizzazione di categoria ha annunciato che ospiterà nella propria abitazione un'intera famiglia, composta da un bambino, la mamma e il nonno.
In occasione della settimana della francofonia, un gruppo di studenti delle scuole Francesco Giorgio e CERF di Licata, guidato dalle docenti Lidia Torregrossa e Annalisa Malfitano, ha migliorato le proprie nozioni di francese e realizzato dei video che saranno inviati anche all'Istituto Francese di Palermo. Vediamo il servizio. La lingua francese ha tante sorprese, ha tante radici profonde lasciate anche nella lingua siciliana e quindi i ragazzi sono aiutati a scoprire la loro cittadinanza europea. Saper lì popette, mi viene proprio di dire saper lì popette o di dire tintamarre, perché sono in realtà due delle 10 parole che sono state scelte dall'Organizzazione Internazionale della Francofonia. Uno dei modi migliori, secondo me, per imparare una lingua è imparare giocando e divertendosi. I ragazzi l'hanno fatto e il video rappresenta veramente un momento di grande condivisione. È stato molto divertente, la collaborazione è stata molto presente. Niente, è una cosa che è stata un'esperienza molto bella. Mi ha migliorato la pronuncia. È un'esperienza che consiglieresti di fare anche agli altri tuoi compagni che non l'hanno ancora fatto? Sì, la consiglio. È stata una bellissima esperienza fatta con la prof Lidia Torregrossa, professoressa addirittura madrelingua. Ci siamo divertiti innanzitutto studiando prima quelle che sono le emozioni come la tristezza, la paura, il disgusto, la gioia. Poi ci siamo divertiti sempre appunto in francese a dire queste parole che fanno parte appunto della francofonia. Ritornare di nuovo a riprendere la lingua francese è fantastico e mi fa ritornare alle mie età di adolescente e poi è una lingua molto dolce e molto, diciamo, che è amabile. Connessi e consapevoli è il titolo di un incontro che ha avuto luogo oggi nel comprensivo Marconi di Licata. Il docente universitario Francesco Pira, il commissario capo della polizia Maria Pontillo, lo psicologo Francesco Gallì si sono confrontati con docenti e studenti sulla rete. Vediamo il servizio. Connessi e consapevoli significa capire che sui social network viaggiano tantissime emozioni e queste emozioni possono diventare devianze. Cercherò di spiegare che la rete è un luogo che può essere un luogo piacevole, di divertimento, di condivisione e non sicuramente un luogo per fare del male. Allora, io parlerò degli aspetti psicologici del bullismo, quindi della vittima ma anche del carnefice, quindi cercherò di spiegare perché si diviene vittime del bullismo ma anche guardando dall'altro lato, cioè proprio al bullo, al prepotente, per cercare di capire anche quali sono le sue motivazioni. È un progetto che viene promosso dalla Polizia di Stato, alla quale abbiamo partecipato anche lo scorso anno, abbiamo seguito tanti webinar, quest'anno abbiamo la fortuna di avere anche le forze dell'ordine in presenza nella nostra scuola che interloquiranno con i nostri ragazzi. Diciamo che la cosa importante è che questa campagna di sensibilizzazione di oggi, dal titolo Connessi e soprattutto Consapevoli, è un momento importante per i ragazzi che hanno tanto lavorato su queste tematiche, perché la scuola Marconi ritiene veramente importante affrontare questa tematica, diciamo, in tutte le sue sfaccettature più variegate. In questi giorni si festeggia San Giuseppe, si fa la festa ai papà. Nella chiesa del Carmine, retta da Don Tommaso Pace, è stata ripresa la bella tradizione della tavolata di San Giuseppe. L'altare dedicato al santo ha accolto tanti generi alimentari destinati alle famiglie bisognose. Andiamo a vedere il servizio. È una bella tradizione che negli ultimi anni, anche a causa del Covid-19, era un po' andata perduta, quella della tavolata di San Giuseppe. È stata ripristinata nella chiesa del Carmine in Corso Roma a Licata, nella parrocchia guidata da Don Tommaso Pace. L'altare proprio sotto la pala che ricorda San Giuseppe è stato allestito con cibo, con il pane tradizionale e con tanti generi alimentari, prodotti di prima necessità che andranno alle famiglie bisognose. Da ieri mattina
L'altare così allestito viene visitato da tanta gente e in tanti hanno contribuito per dare qualcosa a chi ha meno. E chiudiamo con lo sport, il calcio nello specifico. Il Licata deve uscire dalla crisi in cui si è cacciato a causa delle tante sconfitte delle ultime giornate. Ciononostante, Pippo Romano, tecnico dei gialloblu, rimane fiducioso e conta pure di fare risultato a Giarre. Vediamo l'intervista. Gli episodi ci hanno condannato, però fin quando la squadra fa queste prestazioni sono soddisfatto sicuramente. Di domenica andiamo a Giarre, recuperiamo la partita, sappiamo che sicuramente è una gara difficile, sempre complicata, perché troviamo una squadra con l'acqua alla gola, costruita per altri obiettivi, che quest'anno sta avendo delle difficoltà. Sappiamo quello che ci aspetta, per cui dobbiamo essere pronti a fare una grande prova, una prova d'orgoglio e soprattutto tornare a casa con punti. E si conclude qui l'ultima edizione settimanale del TG di Quilicata, appuntamento rinnovato per la prossima settimana. A presto.